Ciao raga, dal vostro nonno della rete, un abbraccione a tutti quanti. Oggi vi ho portato il mio nuovo mazzetto. Vabbè, ovviamente Magic è sorto. No, riprendono. Ah, ok. Siamo quasi agli sgoccioli, quando manca? Nemmeno una settimana, ma non so nemmeno quando pubblicherò questo video, però circa una decina di giorni per la nuova espansione di Magic che porta un sacco di bombe e non solo lineari a quelle gilde là, ma che andranno ad espandersi anche per le altre gilde. Vabbè, Magic non ha mai fatto. Per chi lo conosce non ha mai fatto espansioni esclusive, tranne casi rari, o dei colori o per delle tematiche. Detto questo, ci stanno già un paio di mazzi che solo leggendo le carte vi farò sicuramente, tipo i cancelli, tipo il mill con quella che ne puoi montare quante ne vuoi. Vabbè, tutte le varie gilde, però oggi, invece di pensare a quello che sarà, andiamo a vedere a ciò che è. Ho montato un mazzetto di Gilda Selesnia. Voglio finire un po' i vari deck che avevo in mente, che sto testando ultimamente. Ho Trost sì, Trostani. Ho Trostani. Trostani. Trostani Discorde. 5 mana, 1 bianco, 1 verde, 3 incolore, Driade leggendaria. Le altre creature che controlli prendono più 1 più 1. Quando entra in gioco, crea 2 pedine 1-1 bianche con legame vitale. All'inizio della propria sottofase finale, ogni giocatore prende il controllo di tutte le creature che possiede. Questo che vuol dire? Che se qualcuno ti ha controllato, tipo, mo parlando della nuova espansione, uscirà una carta 4 mana blu XX, ti prendi controllo di X creature o Planeswalker bersagli. L'avversario si prende il controllo delle tue creature, tu giochi lei all'inizio della tua sottofase finale, perciò quando tu passerai ti riprenderai casomai le creature rubate dall'avversario, rubate nel senso buono. Se sono rubate nel senso malamente, chiamate la polizia e fatevele ridare. Iniziamo dai droppa 1. 4 Elfi Lanoar e 4 Falchi del Guaritore. Aspetta, adesso arrivo. 4 Compagni di Aggiani e 3 Alba della Speranza. Ok, diciamo il deck l'ho montato su queste due carte. Una prende più uno per ogni punto vita che guadagni, ogni no, per ogni punto vita che guadagni. Ogni volta si guadagnano punti vita, lei prende più uno. Come l'avevo detto, era sbloccato. Ciò vuol dire che se uno guadagna 3, prende 3 segnalini più uno. No, quando si guadagnano punti vita, prende un segnalino più uno, per ogni volta si innesca un effetto. Perciò con legame vitale, attacco 3 creature, con legame vitale, in quel caso prende 3 segnalini più uno, perché sono 3 fonti diverse. Infliggo un danno, guadagno uno, segnalino. Infliggo un danno, guadagno uno, segnalino. Infliggo un altro danno, guadagno uno, terzo segnalino. Perciò, diciamo, la combo va tra lei e l'Alba di Speranza. L'Alba di Speranza che fa? Che ogni volta guadagni punti vita, uguale al compagno, puoi tappare due. Se lo fai, peschi. Con 4 mana, crei pure una pedina 1-1 bianca con legame vitale. E infine, ho sempre con i droppa 2 e Mara, Anima dell'Accordo, una creatura leggendaria chierico elfo 2-2 con mana verde o mana bianco. Quando la si tappa, crea una pedina 1-1 bianco con legame vitale. La si può tappare o per attaccare, ovviamente, o per utilizzare l'abilità Convocazione, quella che le creature ti aiutano a giocare le magie. Questa la spostiamo qui. Quattro doni del paradiso, no, visto che stavi lì con la telecamera, inizio da lì. Quattro doni del paradiso, entra in gioco, guadagni 3, tappi da un mana in più di qualsiasi colore. E sia un velocizzatore, sia un guadagnino. Quattro cavaliere dell'autunno, ne ho volute montare 4 perché fanno tutto. Puoi guadagnare punti vita se ti servono per pescare o altro. Puoi distruggere artefatto incantesimo. E o può prendere due segnalini più uno, fortissima. 3
tribunali del conclave, l'incantesimo anello dell'oblio, cioè che esilia un qualsiasi permanente finché lei è in gioco, e in più ha l'abilità convocazione che ho appena detto. Ho due incagliari relitto, ne ho scelti solo due, anche se forse pure tre potrebbero andare bene, però due bastano perché guadagniamo tanti punti vita che qualche attacco lo possiamo anche prendere. Lei esilia tutte le creature attaccanti di un giocatore bersaglio e quel giocatore si va a cercare una terra e mettere in gioco una terra base per ogni creatura rimossa in questo modo. Due ce l'hai, volare, tu i Planeswalker e le altre creature che controlli hanno antimalocchio e con 6 mana da più uno più uno su ogni creatura che controlli, un segnalino più uno più uno. 4 mana, 3-4, questa carta è OP proprio. Proprio una di quelle carte proprio forti, 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 che ok, non si salva lei, però ti fa salvare tutte le creature, oltre a te stesso, e in più a gioco prolungato è utile. Con 6 mana diamo un più uno ulteriore alle nostre creature. 2 lira, Dawnbreacher, creatura leggendaria angelo, volare, attacco improvviso e legame vitale. Può bastare? No. Gli altri angeli che controlli prendono più uno e hanno legame vitale. Perciò il nostro Shellai diventa una 4-5 con legame vitale. Uscirà un angelo che ve lo voglio ricordare perché lo potete aggiungere subito. Levate qualsiasi carta e la mettete. Che è un 5 mana, volare, lampo. Il body dovrebbe essere o 5-4, non 4-5, 5-4. Volare, lampo. Quando entra in gioco, se i tuoi punti vita vanno a 1 o meno, a 0 o a meno, i tuoi punti vita diventano 1. In più dal cimitero tappi 6, dovresti tappare 6, esiliare lei dal cimitero, i tuoi punti vita diventano 10. Carta proprio sbloccata, angelo, perciò con lei ci va a fiocchetto, non ti fa perdere la partita, in più ti fa guadagnare dei punti vita. Due solo immortale, dato che ho voluto scegliere di non montare Planeswalker. Disattiva tutti i Planeswalker finché lei è in gioco. Tutte le nostre creature hanno più uno, tutte le magie che giocheremo costano uno in meno. All'inizio di ogni fase acquisizione peschiamo una carta addizionale. Che dire? G. Una per l'Hackamo Vulmo, perciò leveremo lei e monteremo quell'angelo. Perché lei è figa, a me mi piace, quando era non comune, era una di quelle carte che montavo in tutti i mazzi, soprattutto Rampo. 7 mana, 7-7, travolgere, entra in gioco, guadagni 7, lascia il gioco, muore e peschiamo una carta. E infine la mono marcia delle mortitudini, a meno di mene, mono. Convocazione, 2 mana bianchi, 1 verde e X, creiamo X pedine bianche con legame vitale 1-1. È bellissimo. È istantaneo proprio forte. 4 6 foreste, 4 7 pianure, una cosa della rovina, Fjord Ruin, perché l'ho letto, 4 boschetti dei petali solari e 4 giardini del tempio. In tutto sono 22 terre, 38 magie. L'unica carta che l'ho voluta mettere più di cuore è fare un'altra marcia o un'altra Trostani, come cavolo si chiama lei. Invece di Pellacca, se vi piace giocare pure Pellacca, provatelo, è figo comunque. Anche se non è esagerato, non ci serve a noi una 7-7 travolgere, onestamente. Noi dobbiamo spammare più pedine possibili, che poi si vengono pompate, con lei o con lei. E in più dovremo guadagnare punti vita e pure fare un bell'attacco ogni volta con una 10, 12, 12. Al massimo, l'unico consiglio che vi vorrei dare, oltre al Sole Immortale, si può scegliere di montare Vivian Red. Ho il Planeswalker verde, 5 mana, che ci fa guardare le prime carte del deck e aggiungere una carta creatura, spaccare creatura con volare, artefatto, incantesimo e infine
ci dà diciamo, la finality è quella che dà più 2 travolgere e tanto altro. Anzi, me la vado a prendere, no, non me la vado a prendere. Però in quel caso leverei pure una cavaliera da turno, leverei queste tre e monterei 3 vivi e raid e 2 marcia delle moltitudini, giusto pure per avere la finality. Vabbè, aspettate un attimo, raga, rimanete in linea, me la prendo, che è meglio. È l'unica accortezza, questa è più a divertimento con Vivien. Diventa una cosa, tre di queste con la lista così, con l'altra marcia delle moltitudini. Vivien Red, perciò più uno, 5 mana, 5 punti fedeltà, più uno, guardi le prime 4 carte, puoi aggiungere una carta creatura o terra. Meno 3, come vi ho detto, spacchiamo incantesimo, artefatto o creatura popolare. Come lotto diamo più 2, travolgere è indistruttibile e cautela a tutte le creature. Guardate, guardate che figata che ho fatto. Perché noi mettiamo un emblema, perciò ci rimane fisso. E tutte le nostre pedine dicono alleluia. E lei, non te lo dico proprio, se è diventata grossa col più 2, indistruttibile, travolgere cautela, è finita. Ok, raga, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Vi ho detto pure qualcosa in più per provare a modificare. Fatemi sapere se vi piacciono queste modifiche o come l'avete montato voi il deck. Lasciate quindi il like al video se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale, scrivete quello che volete, sempre inerente ovviamente ai deck, con sotto la musichetta degli Aristogatti. Vi auguriamo un buon proseguimento di vita. Ciao.